Benvenuti a questa seconda parte della giornata di oggi. Questa mattina abbiamo avuto un focus filosofico con qualche digressione matematica. Questo pomeriggio sarà più concentrato su un aspetto statistico e probabilistico con qualche digressione filosofica. Ecco, non riusciamo a resistere alla contaminazione tra un ambiente e l'altro in questo periodo dove la parola contaminazione ha una connotazione molto negativa, per quanto mi riguarda, io ritengo invece che sia molto positivo la contaminazione tra ambiti diversi delle scienze, soprattutto che condividono il metodo. Antonietta, prego. Grazie. Allora, questa è una continuazione della parte più filosofica che ha iniziato Armando questa mattina. Quindi parto io con un'introduzione un pochino più sulla probabilità e poi lascio di nuovo la parola ad Armando. Allora, vorrei iniziare a spiegarvi che l'incertezza, se opportunamente quantificata, diventa una forza. E gli strumenti che servono per quantificare l'incertezza sono la probabilità e la statistica, che quindi diventano delle guide alle scelte nel mondo del probabile. Allora, a proposito di contaminazioni, cominciamo con il latino. Il termine incerto deriva da certus, che ha la stessa radice di cernere, che significa separare, dividere. E questa radice è rimasta tante lingue. In particolare, per esempio, vedete in italiano, in certo, ma anche in tedesco, unsicher, uncertain, e poi in unsure, incerto, mal segur. Hanno tutte queste questa radice di cernere, ovvero separare, dividere. Ma che cosa si divide quando si hanno delle certezze? Beh, si divide il vero dal falso, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, le notizie che hanno un'autorevolezza scientifica dalle fake news. Al contrario, qui diamo valutazioni del tipo sfumature di grigio, quindi mentre vero è 1 e falso è 0, la probabilità assegna a valori di incertezza valori compresi fra 0 e 1, che indicano la verosimiglianza dell'evento di cui vogliamo valutare la probabilità. Quindi oggi vi parlerò della forza dell'incertezza. E c'è un po' una storia dietro la capacità di valutare la probabilità degli eventi. Ai tempi di Pacioli o di Cardano, più che di previsioni, che sono quelle che tutti i giorni noi cerchiamo di avere sull'andamento dell'epidemia, si facevano delle predizioni. Era quasi un'arte magica e il concetto di probabilità non era ancora stato formalizzato. Lo farà Cardano nel suo Liber de Ludoale, pubblicato postumo nel 1663. Ma solo agli inizi del Novecento si farà strada il concetto di previsione basata su modelli statistici. E sono persone come Galton, a cui dobbiamo il termine regressione, Pearson, che è il padre del coefficiente di correlazione lineare, e Sir Ronald Fisher, che ha contribuito a fondare l'impostazione frequentista all'inferenza statistica, che dobbiamo un po' i semi della teoria della probabilità. E poi non nomino qui, ma il nostro eroe, l'eroe del libro che abbiamo scritto con Armando, in realtà sono due, De Finetti e Bayes, Sir Ronald Bayes, il reverendo Thomas Bayes. Quindi il termine incertezza è quasi sinonimo di insicurezza.
Lo vediamo nella saggezza popolare, non lasciare il certo per l'incerto, chi vuole essere lieto sia, nel domani non v'è certezza. La conoscenza umana è incerta, esatta, parziale, diceva Bertrand Russell. Pascal, non è certo che tutto sia incerto. Fino a Kierkegaard, nella vita l'unica cosa certa è la morte, cioè l'unica cosa di cui non si può sapere nulla con certezza. Ora, il messaggio che invece oggi vorrei trasmettervi è che al contrario l'incertezza, se quantificata attraverso gli strumenti forniti dalla teoria della probabilità, può dare dei vantaggi competitivi, può diventare una forza. E quindi la statistica può guidare tante scelte che noi facciamo, dalla scelta dell'università in cui studiare, alla scelta del trattamento medico, alla scelta di colpevolezza di un criminale. Questi sono gli esempi che approfondirò. Nella nostra passeggiata aleatoria, come vi dicevo, ci accompagneranno Fra Luca Pacioli da Borgo San Sepolcro, che ha scritto questo manoscritto alla fine del 1400, il De Viribus Quantitatis, che tradotto in termini poco letterari è la forza delle quantità, in realtà sarebbero le proprietà dei numeri. Poi Bernoulli, Eulero, il prestigiatore ma grande probabilista Percy Diaconis e, come dicevo, il reverendo Thomas Pace. Il termine aleatorio pure ha un'origine latina, deriva da dado, alea, e siamo tutti familiari con la frase alea iacta sunt, il dado è tratto. Ora, prima di parlarvi della matematica delle mascherine, allora facciamo un salto, vediamo se recupero. Parliamo della scelta di un trattamento medico. Allora, di nuovo, cosa sono i calcoli renali? Beh, sono dei fastidiosi sassolini che a volte si formano nei reni, da dove devono essere rimossi. Ricordiamoci che anche qui dal latino calculus significa sassolino, è la stessa etimologia di calcoli matematici che infatti nell'antichità si eseguivano i calcoli matematici usando dei sassolini per tenere in conto le quantità. Ora, c'è un articolo scientifico che riporta questa tabella che vedete qui con le percentuali di successo di due tipi di trattamento, chiamiamoli genericamente trattamento A, che è l'asportazione chirurgica del calcolo, e il trattamento B, che invece è la frammentazione del calcolo renale con degli ultrasuoni. Il trattamento A è chiaramente invasivo, devo fare un intervento chirurgico, il trattamento B invece è meno invasivo e meno costoso. Allora, i dati fanno riferimento a uno studio clinico condotto su 700 pazienti, metà dei quali hanno subito il trattamento A e l'altra metà il trattamento B. Ora, se aveste un calcolo renale, quale trattamento scegliereste? Beh, sulla base di questi dati penso che nessuno avrebbe dei dubbi. Il trattamento B è preferibile, in quanto ha una probabilità più alta di successo. Lo vedete qui, su 350 casi, 289 hanno avuto successo col trattamento B, quindi un tasso di successo dell'83%. Sempre su 350 casi, il tasso di successo del trattamento B è stato 273, quindi il 78%. Quindi tra i due trattamenti è abbastanza chiaro che se doveste scegliere a quale affidare la cura dei vostri calcoli renali, scegliereste il trattamento B. Ma se andiamo più a fondo e disaggreghiamo questi 350 pazienti, vediamo se riesco ad andare alla slide successiva, e disaggreghiamo questi 350 pazienti e andiamo a vedere la dimensione del calcolo, vediamo che il calcolo renale può essere più grande o più piccolo, vediamo che la conclusione si ribalta. Ora, il trattamento A è il migliore indipendentemente dalla dimensione del calcolo. Attenzione, questa è la cosa che fa pensare.
cioè sia che il calcolo sia piccolo, sia che il calcolo sia grande, sempre su quegli stessi 350 pazienti della slide precedente, cioè i pazienti sono sempre quelli, perché vedete che 87 delle persone che hanno subito l'intervento chirurgico avevano calcoli piccoli e 263 avevano calcoli grandi, mentre 270 delle persone che hanno fatto il trattamento meno invasivo avevano calcoli piccoli e 80 avevano calcoli grandi. Però se guardiamo ai successi, nel 93% dei casi trattamento A e calcoli piccoli l'intervento è stato di successo, nel 73% dei casi trattamento A e calcoli grandi l'intervento è stato di successo, contro un 87% più piccolo e un 69% più piccolo per il trattamento B. E quindi davanti a questa nuova tabella, se doveste scegliere che tipo di intervento fare, indipendentemente dal fatto che il vostro calcolo renale sia grande o piccolo, è chiaro che scegliereste il trattamento A. Quindi la conclusione si ribalta. Com'è possibile? Siamo incappati in quello che è noto come il paradosso di Simpson. Quello che è successo è che la distribuzione non uniforme della dimensione dei calcoli fra i due trattamenti crea un paradosso. Cosa succede? Succede che la maggior parte dei calcoli di grandi dimensione viene naturalmente asportata chirurgicamente, ovvero con il metodo A, perché sono troppo grandi da frammentare con gli ultrasuoni. E infatti lo vedete, i calcoli grandi per lo più sono trattati con la chirurgia, mentre solo pochi sono trattati con la frammentazione. I calcoli piccoli invece per lo più vengono trattati con il trattamento B, 270 contro 87. Allora, questa distribuzione non uniforme della dimensione dei calcoli fra i due trattamenti crea appunto questo paradosso. Poiché i calcoli piccoli sono più facili da curare, a livello aggregato sembra che il trattamento B sia il migliore. Eppure la notizia che il trattamento A era meno invasivo, meno costoso, scusate, il trattamento B era meno invasivo, meno costoso e più efficace, era uscita su grandi testate come il New York Times. E se riesco a farvela vedere, ho anche una grafica, presentazione, riproduci dalla diapositiva corrente. Vedete ancora il mio schermo? Quindi abbiamo il trattamento A e il trattamento B, i calcoli grandi e i calcoli piccoli. Ora, un certo numero di calcoli grandi è stato trattato col trattamento A, un certo numero di calcoli piccoli è stato trattato col trattamento B e abbiamo un tasso di successo e insuccesso nei due casi. In particolare il 73% dei calcoli grandi trattati con chirurgicamente ha avuto successo e il 69% dei calcoli trattati con la frammentazione a ultrasuoni grandi pure ha avuto successo, 69. Poi abbiamo i calcoli piccoli, ugualmente alcuni sono stati trattati col trattamento A, meno, altri sono stati trattati col trattamento B, di più. Anche in questo caso c'è stata una certa percentuale di successo, il 93% con il trattamento chirurgico, l'87% con il trattamento di microframmentazione. E questo è quello che c'è nella seconda tabella che vi ho fatto vedere. E quindi in questo caso sembra che il trattamento A sia quello più efficace. Se però metto i calcoli tutti insieme, indipendentemente dalla loro dimensione, la conclusione si ribalta. Quindi la distribuzione non uniforme della dimensione fra i calcoli è quella che ha creato il paradosso. Quindi, come mi dicevo, la notizia è uscita sui giornali, il trattamento B sembrava non solo meno invasivo e meno costoso, ma anche il più efficace, in realtà non è così. La stratificazione e l'aggregazione dei dati a diversi livelli possono ribaltare le conclusioni. E questo è quello che si chiama in letteratura il paradosso di Simpson. Sembra una cosa assolutamente controintuitiva, ma può avvenire, e questi sono alcuni dei paradossi che troviamo nell'analisi dei dati. Allora, ho parlato di Simpson, non è questo Simpson a cui mi riferisco,
ma questa è una interessante statistica. People can come up with statistics to prove anything. 40% of people know that. E questo ci fa pensare che anche questa statistica sia una statistica un po' inventata. A proposito di Simpson, c'è un altro O.J. Simpson che possiamo richiamare alla mente, che è il famoso Simpson del processo. In questo caso, di nuovo, parliamo di scelte. In questo caso è una scelta di colpevolezza. Il termine crimine, di nuovo, ha la stessa origine etimologica. In questo caso è l'origine etimologica, vuol dire che è l'oggetto di una scelta giudiziaria. Allora, torniamo qui. Allora, cosa è successo durante il processo di O.J. Simpson? Beh, O.J. Simpson era un famosissimo giocatore di football americano accusato di aver ucciso la sua ex moglie. Ora, al processo, la difesa sostenne che il fatto che O.J. Simpson maltrattasse la moglie non era indizio di colpevolezza, e a sostanziare questa argomentazione portò questi dati. I dati erano che 4 milioni di donne ogni anno sono maltrattate da mariti e amanti, e di questi 4 milioni di donne solo una su 2.800 circa viene poi uccisa. E questo quindi è vero che Simpson maltrattava la moglie, ma la difesa dice che questo non è un indizio di colpevolezza. Ma l'accusa a questa argomentazione ribatté smontando l'argomentazione sulla base di considerazioni statistiche. Sostenne che la popolazione cui fare riferimento nel ragionamento non sono tutte le donne maltrattate, cioè le 4 milioni di donne a cui faceva riferimento la difesa, ma sono tutte le donne maltrattate e poi uccise da qualcuno. Quindi l'errore nell'argomentazione della difesa era aver considerato la popolazione di riferimento sbagliata, non le 4 milioni di donne maltrattate, ma la più piccola classe, sottinsieme delle donne maltrattate e poi uccise da qualcuno. Ora, all'interno di questa classe più piccola, succede che 8 donne su 9 erano poi state effettivamente uccise dall'uomo che le maltrattava. Quindi il fatto che O.J. Simpson maltrattasse la moglie poteva essere effettivamente un indizio di colpevolezza, anche se non conclusivo. Al processo venne usato, un'altra curiosità, per la prima volta o fra le prime volte il test sul DNA. Siamo negli anni 90 e si tratta di una proprio delle prime volte in cui in un'aula del tribunale si porta la statistica e la probabilità. Adesso sappiamo che argomentazioni basate su analisi del DNA vengono usate nei tribunali per discorsi di attribuzione di paternità e di criminalità. Ora, abbiamo parlato di clinical trials, poi ho divagato un po' parlando di Simpson, perché quello dei clinical trials è questo paradosso di Simpson. Allora, vorrei parlarvi, visto che di fatto il tema di fondo sono i coronadati, dei trial sui vaccini di cui si sente parlare in questi giorni. Allora, abbiamo letto tutti queste notizie sul fatto che Moderna e Pfizer, e oggi o ieri anche AstraZeneca, hanno comunicato che il loro vaccino è efficace con una certa percentuale. Moderna con una percentuale del 44,5%, Pfizer inizialmente aveva detto 90% e poi è uscita con una correzione dicendo adesso il trial intanto è andato avanti, l'efficacia del nostro vaccino è del 95%. Allora, per capire come funzionano questi clinical trial sui vaccini legati al coronavirus,
Mi sono informata che penso che sia un argomento interessante, perché quello che si legge sui giornali è semplicemente efficace al 95%, al 90%, al 94,5%. Sono dati, sono numeri, sono probabilità a cui però è legata la nostra vita nel momento in cui poi questi vaccini diventeranno disponibili. Allora è importante capire da dove vengono fuori questi numeri. Allora, innanzitutto siamo in quelli che si chiamano la fase 3 dei clinical trials, dove si testa il vaccino sulle persone. Allora, in caso specifico per Moderna sono stati reclutati 30.000 volontari, e questo è stato sia per Moderna che per Pfizer un studio randomizzato, dove metà dei volontari hanno ricevuto il vaccino e l'altra metà ha ricevuto un placebo, cioè detto, e nessuno sapeva se aveva ricevuto il vaccino o se aveva ricevuto il placebo. Poi i ricercatori hanno lasciato queste persone andare a tornare a casa e tornare alla loro vita quotidiana, e hanno aspettato per vedere quante di queste persone sviluppavano meno un'infezione da coronavirus. Allora, nel trial di Moderna, 94 volontari si sono ammalati. Di questi 94 volontari, 90 avevano ricevuto il placebo e 5 avevano ricevuto il vaccino. E allora, da questi numeri viene fuori il 94,5% di efficacia. Come si calcola l'efficacia di un vaccino? Beh, e questo è il rapporto che si fa. Al denominatore abbiamo il numero delle persone che ha ricevuto il placebo, in teoria sul totale dei volontari, quindi qui ci dovrebbe essere un 90 diviso 95, ma poi vediamo che il 95 al denominatore si semplifica. Al numeratore invece abbiamo la differenza fra le persone che hanno ricevuto il placebo e le persone che hanno ricevuto il vaccino, sempre sul totale, quindi sarebbe 90 meno 5 diviso 95. Il 95 al numeratore e al denominatore si semplifica, per cui questo dà 0,94,444, che dà il numero che tutti quanti abbiamo letto sui giornali, 94,5% di efficacia. L'efficacia si può calcolare anche come 1 meno quello che si chiama il relative risk, il rischio relativo, che in questo caso è 5 su 90, 5 sono le persone che hanno ricevuto il vaccino, 90 sono le persone che hanno ricevuto il placebo, e di nuovo 1 meno 5 su 90 dà 94,5%. Allora, è importante capire che quindi queste percentuali derivano sì da un grosso trial, 30.000 volontari, ma di fatto i numeri sono piccoli. 95 si sono ammalati, di cui 90 col placebo e 5 col vaccino. Per Pfizer le cose non erano molto diverse, un pochino più di volontari, 43.000, di cui 170 si sono ammalati, quindi questi sono i casi, sono risultati positivi al test, al coronavirus. Di questi 170, 162 avevano ricevuto il placebo e 8 avevano ricevuto il vaccino. Quindi in questo caso l'efficacia risulta essere del 95%. Come si ottiene questo 95%? Come prima, al denominatore ho il numero delle persone che hanno ricevuto il placebo, al numeratore la differenza fra quanti hanno ricevuto il placebo e quanti hanno ricevuto il vaccino fra i volontari che si sono ammalati. Quindi di nuovo anche qui dovrei dividere numeratore e denominatore per 170, ma il 170 si semplifica. E anche qui posso vedere questo 95% come 1 meno il rischio relativo, che è il rapporto fra 8 vaccino su 162 placebo. Ecco, penso che questo sia interessante. Non entro sulla discussione che sta animando gli schermi e le testate dei giornali su fare o non fare il vaccino, quando sarà disponibile. In realtà sono abbastanza d'accordo su quanto detto da il professor Locatelli, cioè io mi occupo di statistica, non mi occupo di vaccini. Ci sono delle agenzie preposte alla valutazione di questi vaccini, e in effetti sia Pfizer che Moderna
hanno detto che manderanno alla Food and Drug Administration una richiesta di early adoption, okay, in una situazione di emergenza per i tamponi, i vaccini, alcuni dispositivi di protezione individuale. La Food and Drug Administration, che deve dare l'ok, che ha dei processi decisionali piuttosto lunghi, ha delle procedure accorciate, per cui si chiedono queste emergency requests, e la Pfizer l'ha mandata 2 giorni fa. Moderna non ha ancora detto se l'ha mandato o meno, si sa che l'avrebbe mandata. C'è il sito della Food and Drug Administration dove potete andare a vedere, vedete le richieste che vengono fatte e vedete, potete addirittura leggere la richiesta che viene mandata, è tutto molto trasparente qui, che è mandata alla Food and Drug Administration, e poi i tempi con cui viene accettata o respinta. E lo vedete per tutte le richieste che sono state inviate per il Covid. Ci sono stato un sacco per i tamponi veloci e per vari test di screening. Perfetto, a questo punto direi che possiamo tornare a parlare invece della matematica delle mascherine. Allora, la matematica delle mascherine è uno dei capitoli del nostro libro. E cerchiamo di spiegare qual è la matematica, o meglio la probabilità, che sta dietro l'uso o il non uso delle mascherine. Allora, la ricerca scientifica dimostra che le mascherine hanno un grande effetto sul rallentamento della diffusione del coronavirus, perché proteggono sia chi le indossa sia le persone attorno alle persone che indossano la mascherina. Ora, iniziamo con alcuni numeri. Quando una persona contagiosa respira, diffonde circa 1 migliaio di particelle virali al minuto. E qui vedete la bellissima grafica di Teresa Sdralevic, che ha fatto le illustrazioni del libro. Secondo me è geniale. Queste sono le particelle che una persona infetta circola nell'aria, particelle virali. Quindi, quando respiriamo, diffondiamo 1 migliaio di particelle virali al minuto, se ovviamente siamo infetti. Quando una persona parla, ne sparge quasi 10.000. Quindi basta respirare o parlare e le particelle si diffondono, e il numero di particelle che si diffondono se parliamo sono molto di più rispetto a quando semplicemente respiriamo. Quando si tossisce, se ne spargono circa 100.000, e se si starnutisce si diffonde quasi 1 milione di particelle virali al minuto. Questo è il motivo per cui è sempre stato detto: se dovete starnutire, fatelo nell'incavo del gomito. Ora, più particelle virali viaggiano da una persona all'altra, più alta è la probabilità che l'infezione si trasmetta. Ora, le mascherine bloccano o reindirizzano queste particelle, perché riducono la probabilità che il virus si trasmetta attraverso queste mascherine. Allora, cerchiamo di capire come funziona la matematica delle mascherine. Questa in realtà è un'immagine che mi piace mettere qui, ma fa riferimento al alle fake news legate al Covid, su cui vi parlerà poi Armando. Ora, vale la pena ricordare che nessuna mascherina è perfetta. Anche il modello N95, che è quello consigliato agli operatori sanitari, garantisce, se correttamente indossato, il blocco del 95% delle particelle più difficili da bloccare. Quindi le mascherine non garantiscono la sicurezza, ma semplicemente riducono il rischio di infezione. Allo stesso modo, un ombrello non garantisce che voi rimaniate asciutti, ma riduce la possibilità che vi bagnate. E come gli ombrelli, anche le mascherine funzionano solo se le usate correttamente. Ma a differenza degli ombrelli, che proteggono solo le persone che li usano, le mascherine proteggono sia la persona che la usa, sia le persone che le stanno attorno. Allora, immaginate di avere una persona contagiosa e che questa persona indossi una mascherina efficace al 50%. Ora, con efficacia al 50% intendiamo dire che, indossando la mascherina,
si dimezza la possibilità di infettare una persona suscettibile che sta nelle vicinanze, una persona con cui per esempio stiamo parlando. Ora, in generale, l'efficacia di una mascherina dipende dal fatto che si stia inalando o espirando attraverso di essa, perché ci protegge in entrambe le direzioni. Quindi, se noi siamo infetti, protegge chi ci sta vicino, ma se noi siamo suscettibili, abbiamo davanti una persona infetta, magari asintomatica e magari non consapevole di essere infetta, questa mascherina ci protegge nel momento in cui noi inspiriamo, perché evita che le particelle infette, la persona che è davanti a noi e respira o parla davanti a noi, ci trasmette. Ma manteniamo le cose semplici e supponiamo che una mascherina sia ugualmente efficace in entrambe le direzioni. A seconda del tipo di mascherina, l'efficacia può cambiare a seconda che si espiri o si inspiri. Per esempio, quelle negli ospedali sono più efficaci nell'inspirazione, perché sono i pazienti che stanno intorno e il medico deve proteggersi e si spera che il medico sia sano. Quindi l'efficacia di solito di una mascherina varia a seconda della tipologia. Per mantenere le cose semplici, immaginiamo di analizzare cosa succede con una mascherina ugualmente efficace in entrambe le direzioni. Immaginiamo che questa mascherina sia efficace al 50% sia se inaliamo, quindi in questa direzione, sia se invece espiriamo, quindi nell'altra direzione. Ora, cosa succede se una persona contagiosa e una persona suscettibile, entrambe che indossano una mascherina, si incontrano? Quindi abbiamo una persona contagiosa, una persona suscettibile, per fortuna entrambe hanno la mascherina e la mascherina protegge in entrambe le direzioni. Ora, intuitivamente uno dice, vabbè, entrambe le persone sono protette al 50%. Abbiamo due persone, hanno la mascherina, una infetta e una è contagiosa, la mascherina protegge al 50% in entrambe le direzioni, quindi le persone sono protette al 50%. Ed è qui dove la nostra intuizione cade, perché come anche Armando vi diceva questa mattina, la probabilità spesso è controintuitiva, cioè ci sono situazioni in cui la probabilità ci trae in inganno. Questo perché la nostra mente non è abituata a fare ragionamenti probabilistici, è più abituata a fare ragionamenti in termini assoluti. Questo in realtà è vero fino a un certo punto, perché ragionamenti probabilistici molto semplici li fanno i bambini e li fanno gli animali. Se voi pensate quando siete al mare e nuotate e avete un branco di pesci davanti a voi, i pesci si dividono in due, metà vanno a destra e metà vanno a sinistra. Questo perché i pesci proteggono la specie e il predatore, che siete voi, per i pesci voi siete il predatore, voi siete lo squalo, può andare o a destra o a sinistra, quindi metà dei pesci si salvano. Okay, questo, quindi i pesci valutano, fanno dei discorsi probabilistici, così come lo fanno tanti animali. Ci sono degli esperimenti interessantissimi anche qui con dei leoni. Adesso divago un attimo, ma secondo me è interessante. A dei leoni nella savana è stato fatto sentire il ruggito di altri leoni. Quindi immaginate di avere tre leoni pascolare nella savana e registrato gli fate sentire il ruggito di altri leoni. Ora, i leoni sono in grado di stimare quanti sono i leoni che stanno ruggendo, e se stimano che i leoni che stanno ruggendo sono più di loro, scappano. Se invece stimano che sono meno di loro, restano a fare quello che stanno facendo, e quindi fanno anche loro un ragionamento probabilistico. Sto parlando di leoni, ma in realtà l'esperimento è stato fatto sempre con un predatore e un potenziale preda. Quindi gli animali per sopravvivere fanno dei ragionamenti probabilistici. Anche i bambini molto piccoli sono in grado di fare dei ragionamenti probabilistici. Anche qui sono stati fatti degli esperimenti molto interessanti con dei bambini o molto piccoli o di tribù del Centrafrica o del Centro America, illiterate e innumerate, cioè che non sanno scrivere e non sanno fare di conto. E a questi bambini è stata mostrata una scatola con delle palline bianche e delle palline nere, e gli si è chiesto, adesso scuoto la scatola, se esce una pallina, di che colore sarà? La scatola è trasparente, quindi i bambini vedevano se c'erano più palline bianche o più palline nere,
E la risposta era corretta, nel senso che se c'erano più palline bianche, alla domanda scuoto la scatola, se esce una pallina di che colore sarà, la risposta era bianca, perché era più probabile che uscisse una pallina bianca rispetto a una nera. E questo è un altro ragionamento di tipo probabilistico. È un calcolo della probabilità basato sul numero di casi favorevoli sul numero dei casi possibili. Ed è chiaro che un bambino che non ha imparato a leggere, a scrivere, a fare di conto, non è in grado di fare questo conto, ma lo fa mentalmente. Questo è uno dei motivi per cui anche Armando stamattina diceva: com'è possibile che sappiamo così tanto sapendo così poco? Nessuno ha insegnato la probabilità a questi bambini, e nessuno l'ha insegnata ai leoni, e nessuno l'ha insegnata ai pulcini di Vallortigara, con cui ha fatto degli esperimenti affascinanti sul fatto che i pulcini contano, e non solo contano, ma contano da sinistra a destra, come contiamo noi, e questi studi sono affascinanti. Chiusa parentesi, torniamo alle nostre mascherine. Quindi, intuitivamente, cosa ci viene da rispondere? Ripetiamo il contesto. Abbiamo due persone, hanno due mascherine che proteggono al 50% in entrambe le direzioni. Con che probabilità sono protette? Beh, viene da dire al 50%, non c'è motivo di pensare che la protezione sia maggiore o minore rispetto al 50%. Ecco, ed è qui che ci sbagliamo, che come dicevo prima, cosa succede? La matematica ci dice che la prima mascherina dimezza la possibilità di infezione. Quindi questa persona a sinistra è suscettibile, respira o parla, manda fuori una certa quantitativo di particelle virali, e la sua mascherina, che protegge in entrambe le direzioni, ne lascia passare nella direzione dalla persona all'altra la metà. La seconda mascherina dimezza nuovamente. Quindi, quando entrambe le persone, la contagiosa e la suscettibile, indossano la mascherina, la probabilità di infezione scende al 25% rispetto a una situazione in cui nessuna delle due persone indossa la mascherina. Si ha quindi un calo del 75% della probabilità di infezione. Se ci impensate, questo è abbastanza controintuitivo. È sorprendente che una maschera efficace al 50% possa ridurre il rischio di infezione del 75%. Questo è possibile perché le mascherine proteggono sia in entrata che in uscita, e quindi la probabilità di infezione si dimezza due volte. Allora, finora abbiamo considerato solo la trasmissione del virus fra due persone. Quindi abbiamo una persona infetta, una persona suscettibile, abbiamo studiato cosa succede se entrambe hanno la mascherina. Come si passa alla comprensione di quello che succede nell'intera popolazione? Quindi supponiamo di avere una popolazione, qui ho disegnato soltanto quattro persone, alcune saranno infette, alcune saranno sane, alcune avranno la mascherina e altre non avranno la mascherina. Cosa succede in questo caso? Allora, quindi abbiamo una popolazione di riferimento e abbiamo persone che si incontrano, alcune sane, alcune suscettibili, alcune con la mascherina e alcune senza mascherina. Allora è chiaro che se nella popolazione che stiamo studiando nessuno porta la mascherina, il virus si trasmette liberamente e quindi non c'è riduzione della trasmissione. Quindi la trasmissione della malattia non diminuisce se nessuno indossa la mascherina. All'altro estremo, supponiamo che tutti quanti indossino la mascherina. Questo è tipico della matematica. Quando si ha un problema si studiano i casi estremi. Nessuno indossa la mascherina, è facile, il virus non viene eliminato. Oppure tutti indossano la mascherina, che è l'altro caso estremo. Ricordiamo, quindi, tutti indossano una mascherina efficace al 50%. Mi aspetto una riduzione della trasmissione del 50%, ma in realtà non è così, perché abbiamo imparato che se due persone con la mascherina si incontrano, la riduzione della trasmissione non è del 50%, ma è del 75%. E siccome tutti gli incontri fra persone, se hanno tutti la mascherina, sono tutti tra due persone che hanno la mascherina, e abbiamo studiato prima, in questo caso la trasmissione diminuisce del 75%,
Sappiamo che se tutti indossano mascherine efficaci al 50%, c'è una diminuzione della trasmissione del 75%. Ma nella realtà sappiamo bene che alcune persone indossano la mascherina e altre no. Allora supponiamo di essere in una piazza dove il 50% delle persone indossa una mascherina e il 50% delle persone non indossa la mascherina. Allora, se ci saranno dei contatti e alcuni contatti avverranno fra due persone che non indossano la mascherina, altre fra due persone che entrambe indossano la mascherina e altre fra persone, una che la indossa e una che non la indossa. Quindi abbiamo quattro situazioni. Analizziamo la prima situazione. Nel primo caso abbiamo due persone che non indossano la mascherina. Sappiamo che in questo caso è il primo caso estremo. Non c'è riduzione della trasmissione. Un caso intermedio è il caso in cui una persona, quella infetta, indossa la mascherina e un'altra persona, quella suscettibile, non indossa la mascherina. Non so se si vede qui a sinistra, c'è una mascherina rossa, la vedete? Quindi in questo caso una sì e una no, c'è una riduzione della trasmissione del 50% perché c'è una barriera all'uscita per questa persona, ma questa persona non ha la mascherina e quindi anziché avere una riduzione del 75%, ha solo una riduzione del 50%. Il terzo caso è il caso in cui la prima persona, quella infetta, non ha la mascherina, la seconda persona ce l'ha, di nuovo, purtroppo, la riduzione della trasmissione è solo del 50%. Perché il virus esce dalla persona infetta e la mascherina della persona suscettibile lo blocca solo per metà. L'ultima situazione è la situazione in cui entrambe le persone che si incontrano in questa piazza hanno la mascherina. E sappiamo che se entrambe le persone hanno la mascherina c'è una riduzione della trasmissione del 75%. Ora mettiamo insieme queste quattro situazioni. Abbiamo la nostra popolazione, ci sono metà delle persone con la mascherina e metà delle persone senza mascherina. Cosa succede al nostro virus a livello della popolazione? Quindi qui abbiamo analizzato caso per caso coppie di persone, ma a livello di popolazione abbiamo detto che se nessuno ha la mascherina non c'è riduzione della trasmissione, se tutti hanno la mascherina c'è il 75% di riduzione della trasmissione, questi sono i due estremi, ve li ricordo. Cosa succede se metà delle persone hanno la mascherina e metà delle persone non hanno la mascherina? Allora mi aspetto che il valore che vedremo sarà fra 0, che è un estremo, e 75%, che è l'altro estremo. Tutti virtuosi, 75%, tutti un po', non mi viene la parola, ma diciamo poco responsabili, 0% di riduzione della trasmissione. Se metà delle persone hanno la trasmissione, metà non ce l'hanno, cosa succede? Vedete, qui abbiamo 2, 4, 5 persone che hanno la mascherina, anzi 6 persone che hanno la mascherina e 6 persone che non hanno la mascherina. Quindi 50% delle persone con mascherina efficace al 50%. Allora, abbiamo visto che ci saranno degli incontri fra due persone non mascherate, fra due persone parzialmente mascherate, fra due persone o fra due persone entrambe mascherate. Allora, siccome metà delle persone hanno la mascherina, è facile capire che un quarto degli incontri faranno fra due persone che non hanno la mascherina, un quarto saranno fra persone in cui la persona infetta la mascherina e quella suscettibile non ha la mascherina, un quarto saranno non mascherato, mascherato, e un quarto saranno di tipo entrambe le persone mascherate. Ora abbiamo imparato che se l'interazione fra due persone non mascherate c'è 0% di diminuzione e questo succede con un quarto della probabilità. Un quarto delle interazioni saranno di questo tipo, un quarto delle interazioni saranno con il 50% della diminuzione, un altro quarto sempre col 50% della diminuzione e un altro quarto col 75% della diminuzione. Questo è il caso virtuoso in cui entrambi sono mascherati. Se si fa questo conto, quindi un quarto per 0 più un quarto per 0,5 più un quarto per 0,5 più un quarto per 0,75, si vede che a livello di popolazione c'è una riduzione
della pandemia pari al 44%. Quindi anche chi non indossa la mascherina trae un beneficio modesto, minore rispetto alla situazione virtuosa in cui tutti sono responsabili e tutti hanno la mascherina, in cui la riduzione è del 75%. Ma in questo caso anche chi non indossa la mascherina ha un beneficio, perché l'aria che respira è spesso mediata dalle mascherine delle altre persone. È chiaro che chi invece indossa la mascherina ne trae un beneficio maggiore, perché le persone che entrambe e che indossano la mascherina comunque hanno un beneficio o del 50% se incontrano una persona che non ha la mascherina, o del 75% se incontrano una persona che ha la mascherina. Quindi, poiché la popolazione è composta sia da chi indossa la mascherina sia da chi non indossa la mascherina, il beneficio medio si situa fra i due estremi, 0% e 75%. In conclusione, siamo tutti più sicuri quanti più persone indossano la mascherina. Ecco, grazie Antonietta di questa chiarissima spiegazione. E volevo fare una domanda. Questo modello, da matematico, questo modello prevede che le persone vengano a distanza non di sicurezza, diciamo così. Ecco, se introduciamo una dinamica di comportamento sociale per cui le persone, oltre a queste presidi, anche mantengono un distanziamento sociale di sicurezza, che abbattimento c'è in questo fattore di Allora, grazie per la domanda, perché questo mi permette di approfondire un tema che mi è molto caro, che è quello dei modelli matematici per studiare fenomeni complessi. Allora, il modello che vi ho fatto vedere è un modello piuttosto semplice e sono riuscita più o meno in mezz'ora a spiegarvi quello che succede. Sappiamo che la realtà è molto più complessa, perché innanzitutto i DPCM ci dicono state a casa e non andate in piazza. Secondo, se andate in piazza, tenete una certa distanza. E sappiamo che è chiaro che se sto a casa e non vado in piazza, abbiamo un abbattimento comunque dello 0% perché non vengo in contatto con persone infette. Se invece vado in piazza ma mantengo una certa distanza dalle altre persone, comunque la quantità di particelle infette che vengono espirate o emanate diminuisce con l'aumentare della distanza. Allora, il modello è chiaramente più complesso, perché a questo punto dobbiamo pensare a qual è la percentuale di persone che se ne stanno in casa e non escono, qual è la percentuale di persone che vanno al lavoro, autorizzate a farlo, ma si proteggono, vanno al lavoro con i mezzi pubblici, vanno al lavoro in bicicletta, vanno al lavoro con la loro automobile, da soli o con qualcun altro. Quindi possiamo fare delle ipotesi di comportamento sulle persone, e quindi sapere qual è la percentuale delle persone, diciamo per esempio anziane, che quindi non hanno motivi lavorativi e se ne stanno in casa e magari non vanno neanche a fare la spesa perché la fanno i figli. Qual è la percentuale di persone che non va a scuola e quindi studia a casa? Qual è la percentuale di persone che va al lavoro e se va al lavoro con che mezzo di trasporto adotterà? E quindi abbiamo delle ipotesi di comportamento della collettività. Poi abbiamo anche delle ipotesi e queste ci aiutano, su queste ipotesi di comportamento sono i sociologi che possono dare assegnare le probabilità a ciascuno di questi eventi. Perché i sociologi, per esempio, studiano quanto le persone sono compliant, sono responsabili e ascoltano o meno quello che ci viene chiesto di fare, ci viene suggerito o imposto di fare. Poi ci sono i virologi che studiano come, per esempio, la trasmissione avviene se aumenta la distanza fra le persone. Quindi anche in questo caso si fa un modello che spiega come le particelle che escono dalla bocca di una persona poi hanno un tempo con cui e una distanza con cui cadono a terra, e se cadono a terra è chiaro che non raggiungono la persona vicina. Quindi se si mantiene una distanza di, lo sappiamo, un metro e mezzo, meglio ancora due, queste particelle infette cadono e non raggiungono la persona suscettibile, che quindi pure viene protetta. E anche qui si può fare un modello che richiede l'aiuto dei matematici che fanno il modello e l'aiuto dei virologi. Ci sono anche stati una serie di esperimenti di laboratorio che studiano come
le particelle restano nell'aria. E attenzione, perché in questo caso entrano in gioco anche i fattori climatici, perché sappiamo che se c'è più o meno umidità, le particelle stanno più o meno sospese nell'aria, più o meno smog, le particelle vengono, pare, trasportate più facilmente quando da una persona all'altra, quando l'aria è inquinata, e anche qui ci sono degli studi. Comunque, quello che voglio dirvi è che il modello si complica sempre di più, entrano in gioco delle competenze diverse, perché abbiamo il sociologo, abbiamo il medico, abbiamo il virologo, abbiamo il matematico, abbiamo lo statistico, perché poi le relazioni non sono deterministiche. Quindi ci sarà una certa percentuale di persone che si comporta in un certo modo, e quindi devo tenere conto anche di fattori probabilistici. E a questo punto io creo un modello che al meglio descrive quello che succede nella realtà. Allora, i modelli possono essere più o meno accurati, più o meno complessi, perché la realtà è complessa e possiamo mettere nel nostro modello tantissime diverse ipotesi di comportamento. Un modello semplice come quello che vi ho fatto vedere adesso è un modello dove riesco a fare i conti analiticamente. Il 44,4% l'ho trovato analiticamente. Un modello più complesso, che tiene conto anche della distanza, del distanziamento sociale, diventa un modello dove non riesco a fare i conti analitici, però è chiaramente più aderente alla realtà, e quindi le previsioni che faccio con un modello più sofisticato, più complesso, saranno più verosimili. Allora, in statistica e in probabilità si ragiona sempre cercando di fare un trade-off fra la complessità del modello: tanto più complesso è, tanto più aderente è alla realtà e tanto più mi fido delle previsioni che faccio col modello, e la semplicità di fare i conti, perché alla fine io poi devo dare al decisore dei supporti. Il comitato tecnico scientifico fa dei modelli di diffusione del virus, sono questi modelli compartimentali. Chi c'era a ascoltare la lezione di Beristichi ieri mattina ha dato una panoramica di questi modelli compartimentali del tipo SIR, SEIR, eccetera, eccetera. E avete visto questa idea di un modello semplice, il modello SIR, suscettibili, infetti e rimossi, è un modello semplice. Se poi includo anche nel modello gli esposti, diventa modello SEIR, e poi i rimossi possono essere perché sono guariti o perché sono deceduti, e il modello si complica sempre di più. Quindi, dicevo, un trade-off fra un modello semplice, dove riesco a fare i conti analiticamente, però delle previsioni di un modello semplice mi fido relativamente, perché so che ho semplificato di molto la realtà per poter fare i conti analiticamente. Dall'altro lato ci sono modelli invece molto più complessi, le cui previsioni mi fido molto di più, perché sono molto più aderenti alla realtà, considerano una panoramica di comportamenti delle persone, e tra l'altro richiedono contaminazioni fra sociologi, medici, matematici, statistici, per renderli efficaci. Però questi modelli complessi hanno lo svantaggio di essere molto complicati da percentuale di particelle che arriva a distanza di un metro e mezzo, 2 metri. Poi adesso io sto discretizzando, in realtà si fanno dei modelli nel continuo, quindi all'aumentare della distanza ci sarà una funzione che ha certi parametri che mi dice quanti sono le particelle virali che passano da una persona all'altra. Questa funzione non so esattamente come è fatta una parabola discendente, però quanto velocemente discende questa parabola, ci sono dei parametri. Devo stimare questi parametri, devo calibrare il modello. Ora, non è facile calibrare questi modelli, servono dei dati affidabili, e questo è uno dei motivi per cui tanti scienziati si lamentano che i dati che abbiamo sono poco condivisi e sono poco affidabili. I dati sono un patrimonio di tutti, e ne abbiamo parlato anche ieri durante la tavola rotonda. Grazie. Grazie Antonietta, sei stata chiarissima. Comunque, per calibrare questi modelli, sì, ecco, quello a cui volevo arrivare, l'ultima conclusione, è che poi è proprio uno dei miei temi di ricerca. Si calibrano non analiticamente, ma facendo queste che si chiamano simulazioni di Monte Carlo, che sono delle simulazioni che si fanno su computer
e che permettono di calibrare questi modelli non analiticamente risolvendo delle equazioni, magari anche complesse, ma sono talmente complesse che non si riescono a risolvere con carta e penna, ma sui computer si fanno delle simulazioni di tipo di Monte Carlo, facendo degli scenari, famosi scenari del comitato tecnico scientifico, e ad ogni scenario si associa una probabilità di accadimento. Sei stata molto chiara e come dico spesso ai miei studenti, la maggior parte delle equazioni interessanti non si riescono a risolvere, no? Ecco, quindi è bene avere degli strumenti di analisi quantitativa e qualitativa che ci possano dare informazioni importanti su modelli che non ammettono soluzioni esplicite, come la maggior parte di quelli di interesse nelle applicazioni. Grazie molte, Antonietta. Se sei d'accordo, passerei la parola ad Armando. Dunque, io a me verrebbe in mente questo, continuando, tanto grazie Antonietta perché questo modo così analitico e preciso di spiegare appunto cose che io forse ho detto in maniera che forse poteva sembrare anche un po' vaga, tu hai mostrato con chiarezza cosa significa passare da una intuizione di un certo tipo ad un'analisi che poi la contraddice e quindi ci permette di vedere come stanno le cose in maniera molto chiara. Ora, io stamattina facevo accenno a una serie di strumenti, la probabilità è fondamentale. Gli eroi del nostro libro, lo ha detto bene Antonietta prima, sono Bayes da un lato e De Finetti. Non abbiamo avuto il tempo di approfondire questi due personaggi o questi due operatori. Il teorema di Bayes è fondamentale perché ci permette, è proprio io lo definirei il teorema antidogmatico per eccellenza, nel senso che è davvero il teorema che ci permette, che poi non è neanche un teorema, insomma, adesso non voglio entrare però nell'ambito, non è il mio, ma mi pare che insomma non si possa definire esattamente un teorema, comunque è una metodologia che ci permette di capire molto bene che a partire da una ipotesi, cioè è qualcosa che ha molto a che vedere con la metodologia dell'eccellenza, perché si fanno delle ipotesi iniziali, di probabilità, poi sulla base delle evidenze si può cambiare idea, si cambia idea, si calcolano tra l'altro le incertezze che si hanno, eccetera, si vedono bene poi col senno di poi nelle curve, lo facciamo vedere varie volte nel libro. Quindi quello è un ingrediente importantissimo. L'altro l'ingrediente è quello di De Finetti, che ha definito la probabilità in termini soggettivi. De Finetti non solo è un grande matematico, è anche un grande filosofo, perché è riuscito con un programma filosofico che sembrava anche piuttosto bislacco, piuttosto irrazionale, cioè a partire da una teoria ipersoggettivista, però è riuscito a far capire che noi, quando parliamo di cose che non sono certe, che sono per lo più delle opinioni, però abbiamo uno strumento che è appunto la probabilità, che ci permette, alla luce delle buone o cattive informazioni che abbiamo, e qui di nuovo contano le fake news, cioè se abbiamo delle buone informazioni o meno, riusciamo a dare una buona un numero a queste nostre impressioni, a queste nostre opinioni. Quindi dice che la probabilità non è sempre soggettiva, anche quando è uno scienziato, un grande scienziato che la sta proponendo, è sempre soggettiva, ma non è così arbitraria come potrebbe sembrare, potrebbe suggerire il termine soggettiva, perché appunto obbedisce, nel momento in cui cerchiamo di essere coerenti, anzi dobbiamo essere coerenti, il suo famoso teorema dimostra che dobbiamo essere coerenti, e quindi quando facciamo delle stime di probabilità sugli eventi, alla fine insomma il conto deve risultare uno, insomma, tra le varie ipotesi alternative che noi abbiamo. Allora, questo lo volevo solo dire per completezza rispetto agli strumenti che noi abbiamo, che noi proponiamo, ma ce n'è uno ancora che è per arrivare a quello che mi viene in mente ascoltando questa bella spiegazione di Antonietta. Tra l'altro avete visto anche le immagini che avete visto, sono le immagini del volume, che sono volutamente, intanto molto ironiche, avete visto, molto anche carine, però in qualche modo nella loro stilizzazione ricordano un episodio della cultura del Novecento, la cultura filosofica e non solo, e di quanto la filosofia e i filosofi siano stati utili anche al di là del loro campo nel Novecento, e ricordano molto da vicino l'invenzione negli anni 30 della infografica, che è stata
frutto dell'opera di un grande filosofo, di Otto Neurath, che era uno dei tre più importanti filosofi del neopositivismo, cioè o del neoempirismo logico, che dir si voglia, e che aveva un grande impegno sociale, e il suo impegno sociale era appunto quello di rendere chiare le statistiche a una popolazione di fondo. Alla base di quel suo ragionamento, che doveva essere quello che fornì, che è alla base anche dell'infografica di oggi, per carità, senza neanche usare pochi numeri e comunque poche parole, si poteva rendere in maniera molto chiara un elemento. Anche questa è un'altra cosa che ci tenevo a dire, perché nel nostro libro abbiamo cercato di essere chiarissimi, come è stata, molto analitici, come è stata adesso Antonietta e come non sono stato io, scusatemi, questa mattina, ma perché ci tenevo proprio a darvi un po' degli sketch e delle cose, perché poi perché io non sono un matematico. Però una cosa in cui forse potrei anche essere più analitico anch'io è proprio una delle conclusioni e degli ulteriori paradossi che noi possiamo trarre dalla conclusione dell'argomento che ci ha mostrato Antonietta. Quando arriviamo al 44% di persone che sono protette comunque, sia che mettano le mascherine, sia che non le mettano. E qui arriviamo all'utilità sociale anche di quest'altra disciplina, un altro ingrediente che io trovo importante e fondamentale, che si lega a quell'idea di razionalità e ai suoi limiti, ma anche ai suoi pregi, di cui parlavo questa mattina, cioè alla massimizzazione dell'utilità attesa, ma in situazioni in cui si interagisce. Pensate a quell'immagine in cui Antonietta vi ha fatto vedere tutte le mascherine, sia di quelli che le mettono, sia di quelli che non le mettono. Quella è una cosa tipica in cui gli individui interagiscono, e c'è questa matematizzazione delle interazioni di questo tipo che è assolutamente la materia, cioè la cosa di cui si occupa. Che cosa? Appunto, la teoria dei giochi cos'è? È una teoria delle interazioni strategiche. Devo decidere se mettere o non mettere la mascherina, penso a cosa faranno gli altri. Pensate se un individuo, spesso gli individui sono molto più razionali di quanto noi pensiamo, no? Noi non dobbiamo pensare, certo sono, come dicevo questa mattina, molto propensi a cadere in una serie di trappole, nelle fake news, eccetera, eccetera, però sono anche opportunisti. Supponiamo che io sappia appunto che mi metta o non mi metta la mascherina, verrò protetto lo stesso al 44%, contro il solo il poco di più se io la metto, no? Che è il 50%, è comunque una cosa significativa. Ci sono un sacco di situazioni che si modellizzano proprio in questi termini, grazie alla teoria dei giochi, tutto quello che adesso non avrò il tempo di descriverlo nel dettaglio, ma è molto famoso, è il dilemma del prigioniero. Il dilemma del prigioniero mostra una situazione in cui due individui non riescono a fidarsi l'uno dell'altro. Quindi tendenzialmente, e comunque agendo per il proprio interesse, finiscono per non agire nell'interesse collettivo, che in parte coincide anche con il loro stesso interesse. Nel caso delle mascherine, diciamo che la razionalità diventerebbe quella di non mettere la mascherina, no? Cioè di avere un atteggiamento da freerider. Il dilemma del prigioniero, che è assolutamente fondamentale nelle scienze sociali, ci fa vedere una cosa, che adesso non ho il tempo di descrivervelo e avrei bisogno appunto di mostrarvi delle matrici che adesso non ho preparato, quindi ecco. Ma comunque in buona sostanza ci dice una cosa. Il tema principale della teoria dei giochi, uno dei temi principali, della teoria si è portato i premi Nobel, non solo Nash per il suo famoso equilibrio, ma anche Zelter, Tani, su che cosa? Sui cosiddetti giochi non cooperativi. Cosa sono i giochi non cooperativi? Sono proprio tutte quelle modellizzazioni di situazione dove conviene non cooperare, cioè conviene fare il freerider. E la situazione delle mascherine, purtroppo, e anche quella dei vaccini, purtroppo può essere di quel tipo lì. Quindi vedete che è una cosa che ci può servire molto dal punto di vista del rafforzare invece la razionalità che ci dovrebbe spingere proprio a cooperare. Cosa succede? Col dilemma del prigioniero, se lo si fa una volta sola, c'è una matrice tale che ci fa vedere che l'interesse degli individui è quello di non cooperare, anche se entrambi avrebbero la convenienza a cooperare. Perché nel momento in cui uno lo fa, l'altro ha la convenienza a non cooperare. Se uno solo coopera e l'altro no,
quello che coopera ci perderà moltissimo e l'altro guadagnerà moltissimo. Quindi entrambi non cooperano, ma non ottengono l'ottimo parecchiano, diciamo, no? Non ottengono la situazione migliore, che è quella in cui entrambi potessero fidarsi e cooperare. La cosa veramente interessante però del dilemma dei prigionieri è che anche attraverso la Tosca, no? Ci sono due persone che cercano di mettersi d'accordo. Uno dice: salverò il tuo amato che verrà, che saprà. C'è un problema di connessione. Entrambi si tradiscono, ed entrambi, perché lui fa uccidere l'amato di Tosca e lei nel contempo invece ha accoltellato Cavaradossi, alla fine tutti perdono. Ecco, questa è la tipica situazione in cui c'è un accordo, cioè, entrambi fanno finta di fare l'accordo sapendo hanno la convenienza a non rispettarlo. No? Questo è il modello, diciamo, della... La cosa interessantissima dal punto di vista matematico e dal punto di vista delle simulazioni, le distinzioni che sono state fatte al computer già negli anni Ottanta, c'è un libro, peraltro, di Axelrod, che si intitola in italiano Giochi di reciprocità, perché lì si sono fatte simulazioni con questo tipo di giochi non cooperativi ripetuti. Se uno lo fa una volta, il dilemma si presenta, cioè i due soggetti agiranno in maniera non razionale. Se il gioco viene ripetuto, invece, sorge l'idea negli individui che proprio perché interagiscono in continuazione conviene cooperare. Per questo perché? Cosa succede a un certo punto? Che la strategia migliore per ogni individuo in una situazione non cooperativa di questo tipo, dilemma del prigioniero, il dilemma del prigioniero si chiama così perché nella formulazione originale sono due detenuti che per essere liberati devono fare una certa cosa, quindi tradirsi o non tradirsi reciprocamente. Solo per dire da dove viene il nome. Comunque la Tosca mi pare lo modellizzi molto bene, no? Ma se noi lo ripetiamo, se potessimo ripeterla questa cosa, allora verrebbe fuori che io ogni volta che trasgredisco la cooperazione, non coopero, quindi la mossa principale diventa cooperare, che è la cosa che tra l'altro istintivamente noi nella società in genere facciamo, no? Ma nel momento in cui è conveniente per l'altro, proprio nel momento in cui io coopero, non cooperare più, come può essere in una situazione tipo quella delle mascherine, o comunque come può essere in una situazione in cui l'immunità di gregge si raggiunge con il 60-70%, quindi ci sarà un 30%, io potrei pensare bene, bene, io mi metto nel 30% di quelli che non si vaccinano, otterrò lo stesso il vantaggio sociale, e a quel punto c'è una strategia cosiddetta tit for tat, colpo su colpo, sapendo di poter ripetere il gioco. Se la mia benevolenza, il mio atteggiamento cooperativo verrà tradito dagli altri, a quel punto io posso ritiro anch'io la mia cooperazione, e a quel punto entrambi i soggetti si rendono conto che non cooperando entrambi ci perdono. Quindi si è visto che ripetendo il gioco la cooperazione si sorge spontaneamente. Questo è un modello di creazione delle regole. Si chiama di emersione delle regole, i teorici dei giochi, penso a Cristina Bicchieri, una grandissima studiosa italiana, ma anche a tutti questi, Auman, un altro premio Nobel per l'economia. Questi modelli sono molto utili nelle situazioni sociali, come sono state definite ieri, totali, no? Dove sono tutti coinvolti e dove è necessaria la cooperazione. Ecco, volevo dare appunto il mio contributo, perché per dire questo, che quel 44% si espone comunque al rischio che un soggetto particolarmente razionale si comporti come da free rider. Anche questo è un termine abbastanza tecnico nella teoria delle scelte sociali, no? Il free rider che cosa fa? Approfitta del fatto che c'è una collaborazione generale rispetto a un tema, a un problema, per esempio difendersi da una pandemia, e, come dire, ottiene gli stessi vantaggi che hanno tutti gli altri, cioè quelli che in realtà cooperano, che fanno le cose che sono necessarie da fare, perché se nessuno le facesse chiaramente tutto crollerebbe, ma nello stesso tempo ha un forte impulso a trasgredire la norma generale. Queste ci sono tantissime situazioni di questo genere in cui le norme emergono in maniera perversa. Per esempio, se c'è un paese dove è bene
dove tutti capiscono che è un bene pagare le tasse, tutti pagheranno le tasse, ma ci sono, l'Italia tipicamente è un paese dove questa cosa avviene al contrario, ci sono delle forti incentivi e sono spiegabilissimi proprio con questi meccanismi di potere dei giochi che fanno vedere che che non pagare le tasse è la norma implicita. Può essere la norma implicita, per esempio, quando vediamo l'idraulico che ci dice ma lei vuole pagare l'IVA o non vuole pagare l'IVA, conviene ad entrambi, eccetera, eccetera. Sono un sacco di cose perverse. E quindi, tornando anche al discorso della pandemia, a me sembra che tutti questi modelli, cioè intanto la teoria delle probabilità, intanto quello che abbiamo visto, che ha questi due eroi di cui dicevamo prima Bayes e De Finetti e tutti gli altri che abbiamo visto, un po' tutti questi sviluppi del pensiero contengono insomma delle perle che secondo me insomma dovrebbero essere utilizzate di più nelle nostre analisi, e ci fanno anche capire che insomma gli individui talvolta cadono in trappolone pazzesche, a volte invece commettono errori proprio perché sono troppo razionali. Cioè, se un individuo sa che dopodiché voglio dire, dal punto di vista dei vaccini, visto si è parlato anche dei vaccini, uno si può chiedere, ma fatto salvo che dobbiamo mantenere la libertà degli individui di decidere per conto proprio, facciamogli sapere come funzionano effettivamente le cose, e chiaramente moltissime persone saranno, come avviene in quasi tutti i paesi, in Germania per esempio non è obbligatorio le vaccinazioni anche di altro tipo, quelle che obiettivamente hanno bisogno di raggiungere una certa percentuale per essere efficaci, però si arriva a quelle percentuali grazie comunque al buon senso, alla capacità delle persone di fare delle scelte giuste. Però dobbiamo guardarci anche insomma da questo problema, il problema del free rider, che è un problema assolutamente, assolutamente pervasivo. Ecco, niente, volevo appunto aggiungere, mi veniva in mente questo piccolo esercizio da aggiungere alle considerazioni di Antonietta. Questi modelli che lei studia sono di un interesse pazzesco, cioè tra l'altro guardate l'interdisciplinarietà, anche tra l'altro è la cosa che noi dobbiamo sottolineare assolutamente, anche sulla scia di ciò che diceva ieri Carlo Sini, no? Cioè vedere come tutte le discipline, ma questi modelli di Monte Carlo nascono durante la guerra fredda, nei laboratori con Fermi e gli altri che lavoravano alla bomba atomica e facevano delle simulazioni di questo genere, poi sono di grandissima utilità invece nelle cose che ci diceva Antonietta per le scienze sociali. Quindi molti metodi, noi dobbiamo abituarci, insomma la nostra mentalità. In Italia devo dire, noi abbiamo avuto un sistema scolastico che ci ha un po' bloccato dal punto di vista proprio dell'uso degli strumenti di una disciplina che potevano essere utili in un'altra, cioè l'interdisciplinarietà non è mai stata molto incoraggiata perché il sistema gentiliano, la divisione dei saperi di tipo gentiliano ha un po' messo le persone nella condizione di la ragionare per compartimenti stagni, quando invece oggi più che mai è necessario andare, intanto ragionare come diceva Popper, non esistono le discipline, esistono i problemi, e poi esistono i metodi vari che noi possiamo prendere per poter risolvere questi problemi. E poi, se vogliamo tornare al nostro vaccino, quello che abbiamo elaborato io e Antonietta sulla base degli studi della probabilità e delle scienze cognitive e delle neuroscienze, ecco, questo vaccino è un vaccino che attraversa ugualmente le scienze sociali e le scienze esatte, cioè nel senso, ammesso che insomma questa espressione abbia un grande senso, cioè nel senso che è qualcosa di davvero trasversale rispetto ai saperi. Quello che diceva Minazzi questa mattina e anche ieri, cioè il fatto che noi davvero molto spesso attraversiamo dei pezzi di quel sapere che potrebbe essere un ingrediente fondamentale del pensiero critico, per esempio la matematica. La matematica fatta in un certo modo è fondamentale per il pensiero critico, ma se la adottiamo e la insegniamo in maniera più acritica, più meccanica, non riusciremo mai a farla fruttare nel modo giusto, anche negli usi sociali che a noi possono interessare.
Ecco, quindi direi questo, che l'idea di avere un pensiero critico come quello che noi descriviamo ha una sua valenza anche nel discorso di quella unità del sapere, perché è come dire, sono una serie di strumenti che attraversano quell'unità del sapere di cui ci parlava ieri Carlo Sini, che serve sia nelle scienze umanistiche sia in tutte le scienze. Dobbiamo abituarci un po' a questo, e soprattutto quando agiamo nella sfera pubblica, avere la capacità di cogliere dei problemi e delle fallacie che in realtà sono imperanti nel discorso pubblico, sono assolutamente imperanti, per non parlare poi della confusione che viene generata, per dirla di nuovo con il problema di Orwell di cui parlavo questa mattina, dal fatto che aumentando continuamente il rumore in senso tecnico di teoria dell'informazione, alla fine ricavi da tantissime informazioni che facciamo fatica a ricavare ciò che davvero di essenziale ci interessa. Io credo che un contributo così mirato come quello che abbiamo sentito oggi pomeriggio da Antonietta di come può essere utile la matematica serve proprio a questo, cioè a fare pulizia di una serie di discorsi vaghi e inconcludenti per arrivare al dunque e per orientarci veramente nelle nostre scelte. Grazie. Però mi piacerebbe anche che ci fossero forse delle domande. Ho visto queste persone che hanno assistito con grande attenzione da questa mattina, ci hanno seguito fin qui, le ringraziamo. Grazie dell'attenzione, veramente. Sì, grazie veramente a voi prima di tutto, e devo dire, non l'ho detto fino adesso, ma adesso lo devo dire, che è merito vostro se questa iniziativa è partita, perché poi si è nel tempo ampliata, ma l'idea originaria di organizzare, come auspicato anche da Alessandro Cecchi Paone nell'introduzione al suo libro, dove ha accennato ieri, ha più volte tentato di organizzare dei focus sul tema. Questa è stata un'iniziativa in questa direzione. Spero che sia stata di utilità, per me è stata molto utile, ma per chi ci ha seguito, e voi siete stati chiarissimi, non è facile parlare in modo semplice di cose, di tematiche che hanno della matematica e della filosofia complessa dietro, e quindi è uno sforzo notevole, e vi ringrazio per questo. È stato da poco evocato, ed ecco che abbiamo il mio coorganizzatore Fabio Minazzi, a cui vorrei chiedere un pensiero conclusivo. Non posso che ripetere i ringraziamenti che ho già fatto sia ieri che stamattina, e concordo con quanto osservava adesso Daniele. Ricorderei appunto un'indicazione che è emblematica nella storia del pensiero occidentale, no? Quando Platone, nella sua Cantiqui, chi non sa di geometria, o quindi il pensiero matematico e il pensiero filosofico, è fin dagli albori della ricerca occidentale. Invito per quella contaminazione transdisciplinare di cui parlava anche Sini. Io penso che certamente l'intervento che ha fatto Sini è stato un intervento ad alto livello, ma possa essere declinato anche nella quotidianità del nostro lavoro e anche nel lavoro scolastico, che far vedere l'intreccio che è sempre esistito tra il pensiero matematico, il pensiero scientifico in generale e il pensiero filosofico, permette di recuperare un'unità che è di lungo periodo, mentre la frattura, diciamo così, è recente, risale agli ultimi 3 secoli, quindi è superabile. Questa collaborazione che abbiamo aperto tra filosofia e matematica, e matematica e filosofia nella nostra università, nasce anche da questo auspicio, che però mi sembra essere nelle cose stesse di cui trattiamo. Come è emerso benissimo anche dalla prima relazione del matematico che ci ha fatto vedere un modo in cui la matematica diventa pensiero per affrontare appunto una tragedia come quella della pandemia attuale. In altre parole, stai dicendo che non sarà facile liberarsi di noi. Io spero che questa iniziativa andrà avanti, sono sicuro che andrà avanti, e ringrazio davvero tutti i partecipanti e relatori di questi 2 giorni.
Grazie a tutti e all'anno prossimo.